sventolando bandiere tricolori e cantando l'inno di Mameli. Così hanno sfilato questa mattina in corteo i manifestanti del coordinamento 9 dicembre. Il movimento nato dalla protesta dei cosiddetti forconi, da allora in presidio permanente a Piazzale dei Partigiani. Da lì, sotto una pioggia incessante, circa 200 militanti si sono diretti prima alla piramide e poi verso i palazzi della politica. Una partecipazione flop, come ammesso anche dagli stessi organizzatori, che hanno poi preso le distanze dal leader Danilo Calvani. Tra gli attivisti però la determinazione rimane alta per continuare quella che viene definita, più che una protesta, una rivoluzione etico-culturale per il futuro dell'Italia. Non ci ferma la pioggia, non ci ferma mai il tempo, il popolo si prende la dignità e andiamo tutti al Parlamento. Non è una protesta di forconi, ma è una protesta dei cittadini italiani. 9 dicembre formato non da leader autonominati, ma di cittadini, ognuno leader di se stesso. Il 9 dicembre è formato da una volontà di un popolo di riprendersi la sovranità del popolo, la sovranità monetaria, rispettando la Costituzione con il tricolore. E noi chiediamo a questi personaggi illegittimi all'interno del Parlamento di dimettersi e di lasciare al popolo la democrazia diretta. Bravo.